Welcome, io sono Pierre e ti do il benvenuto in questo nuovo svuota la spesa di Tigotà. Per tutto quello che vedrai ho speso 66,28 euro. Le conto male perché in realtà ho due prezzi, perché ho avuto uno sconto che dopo ti dirò. E le offerte che vedrai sono per il mese di novembre. Inizio subito col parlarti del conto totale, nel senso che io ho speso 66,28 euro, ma in realtà ho comprato 71,28 euro di prodotti. Mi hanno fatto uno sconto di 5 euro perché se hai la Fidelity Card e nell'arco dell'anno hai accumulato dei punti, questi punti sono terminati, la raccolta punti è terminata il 31 di ottobre, ma hai tempo fino al 16 di novembre per utilizzare i punti. Ora non ricordo di preciso, comunque io che avevo 500 punti, avevo 596 punti, mi potevano fare un buono sconto di 5 euro sulla spesa. Ogni tot punti ti fanno un tot di sconto, oppure puoi decidere se prendere una borsa. Ci sono le varie dimensioni delle borse, delle shopper, in pratica le shopper di Tigotà. Non mi dilungo oltre perché non mi sono informato bene su questa cosa, perché tanto io sapevo che con quei punti che avevo potevo solo richiedere 500 cioè i 5 euro di sconto. Forse potevo prendere una shopper, ma tanto ne ho, quindi non mi era indispensabile. Ti faccio vedere se riesco l'infinità di prodotti. Si vede, iniziano qua, no, non si vede tutto, si vede una parte, ecco, da qui c'è una fila, ma poi ce n'è anche qua sotto che si intravedono poco. Non so, no, no, questa tanta tantissima. Bioform additivo igienizzante, devo avvicinare un po' perché non si vede niente. Si spara flash alla luce perché è notte, quindi sono tipo le 11 e mezza di sera. Comunque ho preso questo Bioform Plus disinfettante per il bucato. Ho detto additivo igienizzante perché sullo scontrino me l'hanno passato come additivo igienizzante. Qua c'è solo scritto disinfettante per il bucato, comunque elimina lo sporco e i cattivi odori, disinfetta la biancheria e il bucato, pulisce in profondità. Se non erro, di questo avevo provato quello in polvere, non ho mai utilizzato quello liquido. Questa è una confezione da 1,3 litri, quindi 1 litro e 300 ml. E costa 2,39 euro. Guardavo se c'era qualche informazione in più, ma non c'è. Due detersivi del marchio Sole da 1 litro l'uno, costano 1,68 euro l'uno. Questo è per la lana e il lavaggio a mano, no, capi delicati, ma io lo sì, c'è scritto lana e seta qua sopra, mentre questo qua è per capi scuri, sempre capi delicati, capi scuri. Sono da 16 lavaggi l'uno, non mi trovo male, ma c'è un ma. Vorrei trovare dei detersivi sia per la lana che per i capi neri che non costi una cifra esorbitante, ma che comunque noti una differenza quando li tiro fuori dalla lavatrice. Mitico ammorbidente della Lenor da 840 ml a 4,47 euro. Questo qua che è Enjoy Oro e Fiori di Vaniglia, è quello che mi piace tantissimo. Ci sono varie profumazioni, ma questa è una di quelle che preferisco. Se ti piacciono, perché io non l'ho mai provate, perché quando le apro e le annuso non mi attirano molto, tranne uno che però non mi sembrava più il periodo adatto. Sto parlando dei Lenor, quelli Elisir, mi pare che si chiamino. Comunque sono i formati un pochino più piccoli perché sono concentrati. Ci sono tre tipi di fragranze, profumazioni. Credo che uno era Sicilia, l'altro Calabria. E non mi ricordo il terzo. Comunque sia, sono in offerta 2,88 euro.
mi sembra meno di 3 euro sicuro, e al litro costano meno che questi qua. Però quando io li hanno usati non mi piacevano le profumazioni, tranne, cioè non mi attiravano molto, tranne Sicilia, che sapeva di agrumi, era buono, però ho detto mi sa tanto d'estate e quindi l'ho lasciato lì. Ma se ti piacciono ti consiglio quelli. Oppure, se hai un risparmio casa vicino, ho visto che lo stesso identico formato di questo qua, quindi da 840 ml, costa 1 euro in meno, quindi era 3,48 euro. Forse roba del 3,49 euro, quindi praticamente 1 euro in meno. I mitici guanti che mi ha consigliato la carissima Anna Luce, che quindi continua a ricomprare, questi qua Comfort della Spontex, li ho pagati 1,65 euro, ce n'è un paio, e io ho preso la M perché ho la manina piccolina. Sono ottimi, durano tantissimo, quindi anche se costano un pochino di più degli altri, a parte che tutti hanno preso dei prezzi allucinanti, però vabbè, te li straconsiglio, perché anche se li metti e togli diverse volte comunque mantengono la forma, riesci a infilarli e sfilarli e resistono, almeno che non ci vai giù pesante, ma resistono anche ai tagli, perché mi capita di utilizzarli anche per pulire la carne dei ragazzi, soprattutto le sovraccosce di pollo che devo togliere le ossa, e poi mentre sono lì affetto anche, e mi capita che magari mi affetto un dito, ma mi salvano e non si bucano, quindi sono molto resistenti. Ho provato a prendere per la prima volta della Home Circus queste spugnette abrasive, sono due, le ho pagate 99 centesimi, c'è scritto Made in Italy anche, spugne antigraffio in cellulosa, ideali per pentole antiaderenti. A me sembrano talmente, cioè la parte bianca è rigida, ma la parte in cellulosa ricorda proprio quelle spugnette che si utilizzano per i bambini. Io le ho prese per i ragazzi, perché se mi segui io prendo prevalentemente quelle della Vileda, comunque le classiche, quelle che sono gialle e la parte abrasiva verde, ma per lavare le ciotole dei ragazzi uso una spugna solo per loro, e la voglio diversa per evitare che io non dovrei sbagliarmi, ma non si sa mai, però nel caso in cui venisse mia mamma a, è improbabile che ami la ciotola dei cani, ma va bene, sanno, cioè glielo dico, la spugna color tale è solo per le ciotole dei ragazzi. E rimanendo sempre sull'Home Circus e sulle spugne, ho preso queste qua, che sono spugne antigraffio, ideali per pentole antiaderente e piani a induzione. Io sinceramente non ci laverei il piano a induzione, perché sì, è rigida, cioè è morbida, non mi sembra rigida come quelle tonde che sembrano proprio di ferro, però il piano induzione secondo me è un po' delicato per questo tipo di spugnetta, non lo so. Comunque sono due, le ho pagate 1,75 euro, e la prima volta che le prendo le ho prese appunto per le pentole. Ancora della Home Circus un paccone di panni in microfibra multiuso, guardavo se c'erano le misure, allora sono 5 panni 30x30 cm di diverso colore, l'ho pagati 3,75 euro, ma vedendo tutti gli altri tipi di panni sono tutti cari. L'ho acquistati perché io ne ho, difatti se A dovesse mai vedere questo video mi insulterà, perché mi dice: scusa, ma tu hai un cassetto stracolmo di panni in microfibra e cosa ne vai a comprare altri? Li ho comprati perché quelli che ho sono arrivati praticamente ai minimi termini, io li sto continuando a usare, però in realtà ho paura che mi danneggino anche le superfici, quindi io dopo un tot, quando vedo che iniziano un pochino a lasciarmi andare, li passo per
pulire le scarpe, lavare le corde da stendere, le ringhiere. Quasi sicuramente ne dovrò ancora comprare un pacco, perché io a ogni colore do un utilizzo. Di solito cucina, bagno, spolvero, vetri e porte. Il Napisan, questo qua elimina il 99,9% di batteri. Questo qua è uno spray disinfettante per le superfici e lo utilizzo perché formula senza risciacquo, io lo adoro, lo utilizzo sul tavolo da pranzo, tipo anche adesso appena toglierò tutte queste cose, non utilizzerò questo ma il gemellino che ho sotto in utilizzo, per dare una passata al tavolo, do una passata al top della cucina o comunque dove ho toccato e mi trovo benissimo perché pulisce, non lascia aloni, non lascia macchie. Lo spruzzo direttamente sul panno, quindi ti consiglio di spruzzarlo sempre sul panno perché non si sa mai che magari possa danneggiare la superficie se lo si spruzza direttamente. In offerta 1,88 euro. Poi ho preso per la prima volta, anche se è 100 anni che esiste questo prodotto, il VC Gel Candeggina della DAC Extra Power, igienizza e profuma il VC. Questo qua è in offerta a 1,48 euro e sono 750 ml. Guardando i prezzi al litro mi pare che questo costasse meno. Ce n'erano di varie tipologie di questo marchio, ma ho preso questo perché era l'ultimo, quindi ho pensato che potesse essere il migliore tra quelli che offrivano, perché se ce n'era solo uno vuol dire che va a ruba, ho dedotto, ma non l'ho mai provato, quindi poi ti farò sapere. Io spero, perché sai, schiuma attiva più agenti sbiancanti, ha la profumazione marina, quindi ci potrebbe stare in bagno. Spero solo che non sia blu, che mi faccia il water blu, perché io odio i colori, cioè fateli trasparenti, perché a me interessa che puliscano, non che mi rimane tutto colorato. Pace bagno brillante, formula anticalcare senza candeggina. Questo qua dell'ACE, lo spruzzino, sono 500 ml, le fanno sempre più piccolini, e l'ho pagato in offerta 1,48 euro, quindi come il prodotto precedente. Sempre della Home Circus ho preso l'ammoniaca profumata a 75 centesimi, ce n'è un litro, con tappo salvabimbo, vabbè, floreale. Ho trovato in offerta questo Lisoform, ma sicuramente c'era sul volantino, ma mi sono dimenticato, non ci ho fatto caso. Questo pacco doppio di Lisoform, che c'è scritto protezione completa disinfettante, cedro e bergamotto, presidio medico chirurgico, rimuove gli allergeni. Sullo scontrino me l'hanno battuto per i pavimenti, ma io lo utilizzo per le superfici lavabili e ho voluto prendere questo cedro e bergamotto perché mi ricorda la profumazione del Typhoon, mi sembra che si chiami, comunque quel disinfettante sottomarca di Lidl. Ho preferito prendere questo bipacco che ho pagato 3,50 euro, 1 litro e 250 ml l'uno. Passiamo ai ragazzi, ho preso per loro, devo prima leggere perché sennò non mi ricordo tutto, uno shampoo igienizzante per cani, elimina i cattivi odori con antibatterico e estratto di calendula, pH neutro, adatto a tutti i tipi di pelo e a tutte le razze. Questo qua da 250 ml, ok, si legge bene, e l'ho pagato 6,95 euro, capito il prezzo? Cioè, ma manco i miei shampoo li pago così tanto. Cioè, io vado al DM a comprare gli shampoo a 99 centesimi e ai ragazzi 6,95 euro di shampoo. L'ho già acquistato più di una volta, ma l'ultima volta non mi è piaciuto. Cioè, ogni volta che li lavo dico, ma perché l'ho acquistato? E poi mi rispondo, perché non lo trovi da nessun'altra parte. O meglio, da Lidl le rare volte che lo mettono, no. Cioè, l'ho acquistato una volta, è un no, ma non grande come questo appartamento, grande come il condominio, no,
non è uno shampoo adatto, ma non so dove trovarli e soprattutto a un prezzo abbastanza decente. Però nell'insieme diciamo che è un ni o è un so, è una via di mezzo. E sempre per i ragazzi, per pulirli un po', gli ho preso queste salviette che sono le solite al talco dell'amico mio, 1,99 euro, sono 40 salviette. Ho preso della Biolis Nature Collection, perché c'è il pack magnifico, questo sapone per le mani che si chiama Il Vigneto, vellutante con estratto di uva numero 03, sapone mani e viso, 98% di ingredienti naturali. Non ricordo di preciso se l'ho controllato con l'app Yuka, perché da adesso in poi alcuni prodotti li ho controllati con l'app, quindi quelli decenti te li dirò, quelli che non ti dirò niente sai già che sono indecenti, ma purtroppo non c'è, non lo so neanche io ormai cosa comprare, sta diventando tra il prezzo e gli ingredienti, cioè mi viene voglia davvero di non acquistare più niente, però devo. L'ho acquistato, se te lo metto là però non lo vedi, l'ho acquistato per il pack, o meglio, questo non mi piace troppo, ma mi piaceva questo effetto legno qua sopra e poi il resto è tutto bianco. In negozio ho visto che qua c'è tipo l'incollaggio, che non so se si vede, di questa cosa, quindi ho pensato se io riesco a tagliarlo magari mi rimane tutto il dispenser bianco con questo, e visto che io ho il dispenser in bagno trasparente che non mi piace, che mi sta abbandonando anche lo stantuffino qua, lo voglio cambiare. Questo è da 500 ml, ho pagato 3,99 euro ed è buono, almeno l'app, se non ricordo male, l'app mi dice che è buona. Sapone di Marsiglia, mani, corpo, viso, al tea tree con tea tree oil igienizzante da 150 grammi, l'ho pagata in offerta 1,20 euro. Questa è la prima volta che la prendo, ma come lista ingredienti, io ho usato l'app, mi ha dato che è buona. Tutte le altre che ero tentato di non me le dava buone, quindi ho detto, visto che questa è buona, visto che costa meno delle altre, perché non prenderla? Profumatori di casa, ho preso due di questi della Jardin de Fleurs, deodorante liquido alla lavanda, sono 375 ml, 1,99 euro. Io questo qua lo apro e lo tiro su e lo metto negli angoli, soprattutto dietro le porte un po' nascoste, ma profumano tantissimo. Ogni tanto comunque se li devi richiudere, magari agitare un po', comunque basta solo richiudere un attimo, tirarli su per far sì che si inzuppi bene il cotone, non so cosa c'è qua all'interno, comunque quello che c'è qua all'interno. Ho acquistato anche due di questi che funzionano sempre da deodorante per ambienti da 150 grammi, l'ho pagato 88 centesimi, sono quelli in gel, nel senso che devi togliere questa pellicolina, rimane la griglia aperta e aiutano a catturare gli odori. Questo qua ne ho uno simile di un altro marchio che ho messo vicino al letto dei ragazzi e dico, cioè, mi sembra che qualcosa possa fare, anche se loro non è che puzzano, cioè nel senso dipende, ma cerco di pulirli. Crema mani igienizzante nutriente con antibatterico, antimicrobico e antivirale, igienizza senza seccare la pelle, aiuta a ridurre la carica batterica e virale. Dottor Ciccarelli è un marchio che non ho mai provato e l'ho pagata 99 centesimi ed è da 75 ml. Anche questa ho guardato con l'app Yuka, volevo prendere quella la cera di Cupra perché mi trovo benissimo, però non me la dava un granché, mentre questa mi diceva che era molto meglio. Ti consiglio di guardare nel tuo Tikuta perché io l'ho pagata 99 centesimi scontata, non ricordo normalmente quanto costava, ma l'ho pagata quello perché credo che la vogliano togliere dai punti vendita, cioè sicuramente non so se dappertutto, ma sicuramente
Io credo nella catena di Gotà, ma potrebbe essere anche solo che la tolgano dalla filiale dove vado io, perché magari nella mia zona, in quella filiale lì, non va, va a sapere. Non ho idea, comunque c'era proprio scritto per ultimi pezzi, qualcosa del genere, fine riassortimento, non ricordo, comunque l'ho presa per questo motivo. Le mie mitiche maschere che io amo, anche se ultimamente ho provato anche quelle del DM, e quindi stavo pensando poi se riesco di fare un video sul DM. Adesso me la studio un po', anzi dimmi se ti può interessare un video sul DM, se hai un DM vicino, se comunque acquisti online dal DM. Sono in offerta a 85 centesimi e sono la purificante effetto matte, quella con argilla bianca e bio fiore di malva, che mi piace veramente tantissimo. Problema dentifricio, cioè io non riesco a trovare un dentifricio che sia decente e che al tempo stesso funzioni. Quindi ho trovato questo della menta, dentro Whiten Out Detox, nero, un pack elegantissimo questo qua, da 75 ml. Lo vendono così, non c'è la scatolina, niente, e l'ho pagato 3,48 euro, cioè una cifra allucinante. Però il problema è che serve il dentifricio. Mi trovavo bene con quello di Equilibra, mi trovavo bene, ma non è proprio il massimo. Cioè, mi trovavo bene, ma non benissimo. Gli ingredienti erano un po' quelli che sono, perché loro ti dicono bio, poi... No. Allo stesso prezzo ho preso, quindi 3,48 euro, il Listerine, questo qua classico, da... non lo sapremo mai. Da 500 ml, l'hai saputo te prima di me. Da 500 ml questo mi trovo bene. Ho preso difesa denti e gengive, menta fresca, quello proprio strong, il classico. Era l'ultimo, perché poi c'è gusto delicato, però... Per finire gli ultimi due prodotti per i capelli, perché oggi, come vedi, sono un pochino più decenti. Non troppo, ma... pelino più decenti, ma perché sto iniziando a capire un po' da farsi con sti capelli, e quindi adesso sto un attimo cercando di raggruppare bene le idee, e se ti può interessare magari faccio un video sui capelli, faccio un video capelli, perché mi piacerebbe fare un video capelli. Comunque ho preso, mio momento vanità, della BioPoint, questo, come lo chiamano, sono i cristalli liquidi illuminanti. Difatti vedi che un po' sberluccicano, ma sberluccicano più per la lacca, però vabbè, fa niente. Ma in realtà no, anche senza lacca un po' sberluccicano. Mi piace tantissimo, sono con semi di lino, nuova formula, ultra vellutante, capelli spenti e opachi. Questo qua è da 75 ml, l'ho pagato 6,95 euro, è tanto, ma io ne uso, cioè come vedi ce l'ho abbastanza lunghi, tutta la parte sopra mi arriva dietro, ne uso veramente poco, con poco intendo una, al massimo due erogazioni, e me la metto un pochino sulle mani, tampono un pochino e poi la passo così con le mani tra i capelli. Ma lo faccio raramente, perché ho notato che comunque, prestando attenzione, utilizzando shampoo e balsamo, risciacquando con l'acqua fredda, utilizzando il phon a bassa temperatura, mettendo prima il termoprotettore, cioè 3500 passaggi, contando che purtroppo mi capita anche di lavarli tutti i giorni, ci sto 8 ore solo dietro a sti capelli, diciamo che una volta, massimo due alla settimana, utilizzo anche questo, e devo dire che io sento proprio il capello morbido, cioè sento il capello di quando facevo le elementari, cioè proprio il capello bambino ti torna, quindi è meraviglioso. Per finire ho preso una lacca sempre della BioPoint Professional Air Program da 300 ml a 7,40 euro, è tantissimo, però c'è scritto lacca ecologica no gas con pantenolo, ultra volumizzante, tutti i tipi di capelli, 5 azioni: antiumidità, anticrespo, asciuga velocemente, non appesantisce, lunga durata.
Ho letto adesso che è ultra volumizzante, io spero che non lo sia davvero, perché io già normalmente ho un panettone in testa se ancora metto roba volumizzante. Adios amigos. È stato un video lunghissimo, spero che ti sia stato utile o comunque anche solo un po' di compagnia. Ti ricordo, visto che non lo faccio mai e tanto di già che è lungo il video, allunghiamolo ancora un po', che problema c'è, che ho anche un profilo Instagram sul quale è tipo un mese che non pubblico niente, ma normale, cioè da me, diciamo che mi ci trovo poco, devo ancora capire un attimino quali contenuti portarci sopra, ma ci proverò, in qualche modo lo farò. Speriamo, vedremo. Quindi trovi nell'info box, quindi in descrizione qua sotto, il link per andare sul mio profilo Instagram, quindi se vuoi seguirmi anche lì, perché no, magari ogni tanto faccio come qua su YouTube che sbuco all'improvviso con qualcosa di nuovo, intrigante come faccio qua. Direi che per questo video è tutto, se ti è piaciuto lasciami un mi piace, se hai qualche consiglio o suggerimento lasciami un commento, se sei non iscritta lasciami un saluto che ti do il benvenuto, e se non hai ancora fatto iscriviti al canale, attiva la campanella della notifica per non perderti le mie prossime pubblicazioni. Ci tengo ancora a ringraziare a tutti i nuovi iscritti e ovviamente a tutti quelli che mi lasciano un commento qua sotto, che io vi rispondo sempre, vi vedo sempre, vi leggo sempre, vi metto un cuoricino sempre. Al prossimo video, bye!